Buonasera telespettatori di ETV, benvenuti in nuova puntata di Daedalus speciale in esterna. Vi abbiamo già parlato delle radici romane della nostra città. Bologna, dopo una breve dominazione e presenza dei Galliboi all'inizio del secondo secolo avanti Cristo, diventa una città romana, una città di una colonia romana. Siamo nel centro della città. Oggi non si vede più tantissimo, ovviamente non abbiamo più tante tracce di quegli anni, degli anni di epoca romana, ma vi abbiamo già mostrato in una precedente puntata tutto quello che per esempio è sotto Sala Borsa. Qui siamo in via Manzoni, a pochi passi da via Galliera, e qui si trovava a pochi metri da qui il Cardo, cioè l'asse che congiungeva il nord e il sud della città. L'incrocio tra Cardo e Decumano, quindi con l'asse est-ovest, era la piazza, poco distante da noi, lì dove c'è via Venezian, più o meno, tra via Ogobassi e via Venezian. Oggi, grazie a un archeologo che tra poco vi presentiamo, vi mostriamo dei luoghi mai visti, delle tracce mai riprese della presenza romana in città, e quindi io vi consiglio di seguirci. Claudio Calastri, il responsabile, diciamo così, della archeologia romana per quanto riguarda Daedalus, assunto, diciamo così, preso in carico da parte del nostro staff per quanto riguarda questo tipo di specialità storica. No, a parte gli scherzi, Claudio è un bravissimo archeologo specializzato appunto in storia romana e esponente, membro del comitato scientifico dell'Associazione Bologna Sotterranea e Amici delle Vie d'Acqua, che come sapete è nostra partner in queste puntate. Claudio, intanto buonasera e bentornato a Daedalus, visto che sei già stato nostro ospite. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Allora, perché? Intanto partiamo da qui. Perché ci hai portato qui in via Manzoni? Beh, via Manzoni è una delle strade del centro storico di Bologna dove si concentra un'importante presenza di resti della Bologna romana. Alcuni di questi sono visibili e visitabili, altri no, come quelli che vedremo, e quindi è sicuramente uno dei luoghi, diciamo, più importanti e suggestivi della storia antica della nostra città. Questi resti sono distribuiti lungo uno dei decumani, il primo decumano a nord rispetto al massimo, che era, come tutti sappiamo, insomma, l'allineamento via Rizzoli, via Ogobassi, e decumano che è stato rintracciato nel corso del tempo a partire dall'Ottocento in diversi luoghi della strada, a partire dalla curia arcivescovile al di sotto del Grand Hotel ex Baglione, oggi Majestic, all'interno del museo medievale e, come vedremo adesso, all'interno di alcune strutture private che sono qui in via Manzoni. Quindi questa, diciamo che via Manzoni è una delle strade una volta romane e oggi moderne, che ha restituito più tracce della Bologna romana, e non solo romana ma anche tardoantica. Vedremo infatti anche alcuni importanti resti della famosa cinta muraria difensiva in selenite, che è uno degli aspetti più importanti, più suggestivi della storia della nostra città antica. Allora, tra poco appunto vediamo il primo dei nostri siti. Ricordiamo ancora una volta che per vedere questi luoghi dobbiamo entrare anche in palazzi privati, in zone private, perché Bologna è costruita a strati, prima Felsina, poi Bononia e poi l'epoca medievale. Insomma, a Bologna si stava bene, quindi i bolognesi costruivano sempre nello stesso luogo e per questo si sono accumulati i resti. Eccoci Claudio, siamo all'interno allora di questo ristorante Buca Manzoni in via Manzoni. Ringraziamo ovviamente la proprietaria che ci ha concesso di riprendere all'interno appunto, e ricordiamo che vedremo molti luoghi appunto privati, e grazie ai privati certi reperti vengono mantenuti in salute, quindi questo va sempre sottolineato. Claudio, qui siamo davanti, io lo definisco un muro vecchio, una vecchia pietra. Tu che sei un archeologo però ci puoi dire qualcosa di più. Certo, ci troviamo di
fronte a parte del basamento di fondazione delle famose mura in blocchi di selenite di età tardoantica che, come sappiamo, insomma, a partire dalla tarda età imperiale vennero costruite in un settore ristretto dell'antica città romana di età repubblicana, in particolare nel quarto sud orientale dell'antica città, per difesa appunto di questa nuova aggregazione urbana più piccola e più concentrata. Alcuni tratti di questa muraglia sono stati recuperati, visti e documentati nel corso del tempo nel nostro centro storico. Come vi dicevo prima, su via Manzoni ci sono gli unici due tratti, diciamo, visibili e fuori terra, all'interno del numero 6, del cortiletto del numero 6 di via Manzoni, e in particolare questo, insomma, una piccola parte della sezione di questo muro, che era costruito con i grossi blocchi di selenite, cioè la pietra del gesso crudo dei nostri monti, che a partire dalla prima età romana veniva utilizzata per gli edifici prevalentemente di tipo pubblico, quindi per i basamenti dei templi, per i basamenti, insomma, degli edifici più importanti. In età tardantica questo materiale da costruzione viene sostanzialmente riutilizzato, cavato e riutilizzato per costruire questa muraglia, altri edifici di età tardantica e medievale, e molto probabilmente anche molti basamenti delle nostre torri medievali sono costruiti con blocchi riutilizzati di età romana. Andiamo a vedere ancora che cosa si trova qui alla Buca Manzoni, perché a pochi passi, diciamo, facciamo proprio pochi passi dal muro che abbiamo visto prima, ci troviamo nella cantina, anche qui molto ben arredata, per carità, complimenti, insomma, al locale, che si integra perfettamente con dei reperti molto più antichi, insomma. Esattamente, questo che vedete è un basolato stradale, cioè un lastricato stradale di età romana in pietra trachitica, cioè in pietra vulcanica proveniente dalle cave dei Colli Euganei. La trachite dei Colli Euganei venne utilizzata a partire dall'età augustea, quindi dal periodo dell'imperatore Augusto, per ripavimentare tutte le strade di Bologna romana, ed è una delle tracce archeologiche più evidenti e meglio conosciute del nostro centro storico. A partire dalla metà dell'Ottocento vennero completamente rifatte tutte le fognature di Bologna, della Bologna ottocentesca, e quindi tutte le strade vennero aperte fino a grande profondità e ci fu la possibilità di recuperare quasi tutte le strade di Bologna romana, che si presentano tutte quante in questa conformazione, ovvero con il basolato, cioè i basoli sono ovviamente i grandi massi di trachite che costituiscono il lastricato stradale. In particolare questo è un tratto stradale che si trovava all'interno dell'allineamento della muratura medievale che abbiamo visto prima, e quindi probabilmente è stato riposizionato in età tardantica rispetto all'originario decumano già visto e già documentato all'interno dei Baglioni e all'interno della curia arcivescovile in età appunto tardoromana e tardoantica, per costituire un ambito viario all'interno della muratura difensiva. In questo angolo vediamo invece quello che succede molto spesso, ovvero un intervento dei periodi successivi a quello romano che va ad incidere e in qualche modo a intaccare, distruggere quello che c'è sotto, perché quando si scavava dall'alto ovviamente non si sapeva che cosa ci fosse in profondità e si andava, diciamo, giù fino a raggiungere la meta. Questo è un pozzo di età rinascimentale, si capisce dalla conformazione della costruzione in mattoni messi in senso verticale per la costruzione della camicia, che come vedete spacca e distrugge il basolato di età romana e probabilmente anche qualche pezzo di ulteriore struttura della muraglia, perché vedete sono inseriti anche dei blocchi di selenite anche in questa parete. Basoli che, lo ricordiamo, no? Sono posizionati come fossero delle piramidi rovesciate, quindi con la base sopra e sotto la punta, anche per far filtrare eventualmente l'acqua, eccetera. Però ti voglio chiedere, era questo il livello originario della strada romana? Sì, il livello originale della strada romana era questo, perché il locale dove siamo stati prima e dove abbiamo visto, diciamo, la parte finale della fondazione del muro è stato sottoscavato per la costruzione di queste, che un tempo ovviamente erano le cantine di questa importante
precedente Palazzo Rinascimentale, che è appunto Casa Conoscenti, che tra l'altro si impostava su un altro molto importante, magari lo vedremo dopo, insomma, resto archeologico, chiamiamolo così, e storico della nostra città, cioè la Rocca Imperiale di Bologna, che si trova proprio in questa zona. Ancora qualche passo e ci ritroviamo di fronte a un'altra porzione di muro antico, al muro romano, Claudio. Sì, questa che vediamo è sempre una porzione del muro tardo-antico della Bologna, tardo-antica, rinchiusa all'interno della cinta muraria in selenite, ed è sostanzialmente una parte del muro che abbiamo visto in sezione all'inizio. E qui invece il muro è ancora ben conservato su un paio di assise di blocchi ed è la continuazione sostanzialmente del muro che abbiamo visto prima. Alle nostre spalle c'è già via Porta di Castello, che come sappiamo perpetua l'allineamento del Cardo Maximus della Bologna romana, quindi molto probabilmente in quest'angolo anche la muratura antica della fortificazione faceva un angolo andando verso via Porta di Castello, verso il Cardo Maximus. Questo è uno dei pochissimi lacerti murari della muraglia in selenite visibili e conservati nelle cantine di Bologna. Guardatelo, perché appunto non ce ne sono tanti e non sono sempre visibili. Siamo usciti dal ristorante e ci troviamo sopra a probabilmente quella porzione di muro che abbiamo visto prima, Claudio, così? Esattamente, ci troviamo all'interno del cortile di via Manzoni numero 6, sulla perfetta verticale del muro che abbiamo visto in fondazione all'interno della trattoria. E qui invece abbiamo l'unico tratto innalzato fuori terra visibile della muraglia di selenite di età tardo-antica. Questo è uno degli angoli più noti di Bologna romana e di Bologna medievale. E si nota bene in questo caso proprio tutta la sezione passante di questo importante muro difensivo, che come vedete era costruito con grossi blocchi di pietra selenite cavate da altri edifici, da altre strutture, poi messi in opera per costruire questo altissimo muro difensivo. Abbiamo fatto pochi passi da via Manzoni, siamo saliti, perché si tratta di una vera e propria salita, per via Porta di Castello. Allora, innanzitutto, Claudio, spieghiamo ancora una volta ai bolognesi perché qui si sale, perché qui c'è una sorta di collinetta. Sì, certo, se qualcuno insomma ci fa caso, camminando nel centro storico di Bologna a volte si sale su delle piccole collinette che non hanno nulla di naturale, ma in realtà nascondono sotto i nostri piedi i resti della storia della nostra città. La più importante da questo punto di vista è senz'altro via Porta di Castello, perché al di sotto dei nostri piedi, dove ci troviamo adesso, ci sono tanti secoli di storia della nostra città, a partire dalle età romana, perché in quest'area erano presenti i due templi più importanti, insomma, della città romana di Bologna, ovvero i Capitolium, cioè il tempio dedicato alla triade capitolina, insomma Giove, Giunone e Minerva, e un altro tempio di età augustea, di età Giulio-Claudio, più tardo rispetto al Capitolium, che venne molto probabilmente costruito proprio nelle prime fasi dopo la creazione di Bologna. I due alti podi di questi templi, insieme a tutte le fasi successive storiche, cioè quelle della cittadella tardantica, della Rocca Imperiale che venne costruita qua in età tardantica e alto medievale, fa sì che al giorno d'oggi, insomma, ci ritroviamo su un'area rialzata rispetto al piano circostante della città.
Ed eccoci, sempre in via Porta di Castello, all'interno di un cortile. Guardate che cosa si trova, ci sono anche le targhe che ricordano i lavori durante i quali sono stati rinvenuti questi reperti, insomma due file di blocchi di mura di selenite, Claudio. Sì, esattamente, ci troviamo appunto all'interno, nel punto più alto di via Porta di Castello, e sono stati riposizionati qua, è stata riposizionata qua una serie di blocchi di selenite ritrovati durante gli scavi del 1985-1986 nel cortile, in questa zona insomma del Museo Civico Medievale e in quest'area di via Porta di Castello, scavi che hanno portato alla luce i resti del basamento del podio del Capitolium, appunto di uno dei due importanti templi di età romana che si posizionava in quest'area. Come abbiamo visto all'inizio, appunto, il podio del tempio del Capitolium di età romana di Bononia era appunto costruito con dei grandi blocchi di selenite come questi, che ancora sono presenti in situ, sono all'interno del Museo Civico Medievale e in parte sono stati ritrovati durante gli scavi all'interno di quest'area, e qui sono stati riposizionati appunto per renderli visibili e fruibili. Vedete che sono quelli che si vedono riutilizzati nella muraglia tardo-medievale, perché proprio come dicevamo all'inizio, gli edifici di età romana più antichi vennero spogliati in età tardantica per ricostruire delle nuove strutture e degli nuovi edifici. E qui forse meglio che in altri luoghi, guardate l'esempio di che cos'era la selenite, questi cristalli di gesso si vedono particolarmente bene secondo noi qui. Bologna è davvero una città straordinaria, siamo in un cortile privato di un'abitazione, di un condominio che intanto ringraziamo in via Testoni, siamo all'interno evidentemente di un locale adibito a garage o a scantinato e guardate che cosa si trova. Grazie a Claudio che ci ha segnalato e grazie alla proprietà che ci ha consentito di accedere, cos'è questo, Claudio? Un pavimento di una domus romana? Sì. Sì, esattamente. Ci troviamo in uno degli ambiti di età romana, insomma di Bologna romana, meglio conosciuti e meglio studiati. Siamo nella parte occidentale dell'antica città e in questa zona sono stati recuperati nel corso del tempo attraverso gli scavi archeologici prevalentemente degli edifici privati. Prima abbiamo visto un'area che era destinata sostanzialmente alla vita pubblica della città, con edifici templari, insomma, quindi che servivano alla vita comunitaria di Bologna romana. In questo settore invece abbiamo prevalentemente individuato e documentato degli edifici privati, quindi molto probabilmente si tratta proprio di un'area esclusivamente dedicata a questo tipo di edilizia. In particolare qui ci troviamo in un'area che è stata indagata dall'allora soprintendenza archeologica dell'Emilia Romagna con la direzione di Jacopo Ortali e Renata Curina, in uno scavo di emergenza durante la costruzione di questi parcheggi sotterranei. E appunto durante le fasi di costruzione dei parcheggi sono emersi questi resti di età romana, che sono stati documentati e lasciati in loco per l'importanza ovviamente storica ma anche monumentale, fisica insomma, degli stessi resti. Si tratta di un settore della città antica abitativo che era costituito da tre domus affiancate in senso nord-sud, questo è più o meno il senso in cui siamo disposti e posizionati, che hanno avuto varie fasi costruttive. Nella primissima fase di età repubblicana, diciamo post creazione della colonia, c'erano due edifici in materiale deperibile. Attorno agli inizi del primo secolo avanti Cristo vengono costruite queste nuove tre domus affiancate, che verranno poi modificate nel corso del primo secondo secolo dopo Cristo. I piani pavimentali più importanti e meglio conservati di questa domus, come dicevamo, sono stati lasciati in loco proprio per una musealizzazione e ricordo dell'area. In particolare qui davanti a noi abbiamo una delle fasi più recenti della domus, cioè quella di primo secondo secolo d.C., con una corte scoperta pavimentata
con una particolare tecnica che è sopravvissuta fino ai nostri tempi, la cosiddetta opera spicata, i pavimenti messi a spina di pesce, insomma, per intenderci, ed un pozzo centrale circondato da un cordolo in pietra. E dall'altra parte, dopo ci avvicineremo, avremo invece dei pavimenti con le tecniche classiche utilizzate tra la fine del primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Mentre andiamo appunto a vedere l'altra parte, ovviamente non sapremo mai chi era il proprietario di questa domus, però il fregio, il pavimento, il pregio, diciamo così, dell'ornamento ci fa pensare magari una persona ricca, di rango sociale elevato. Assolutamente, perché durante lo scavo archeologico sono stati recuperati e documentati molti oggetti, molta cultura materiale che ci ha indicato l'importanza e il lusso e il pregio, insomma, di questa casa, di questa domus privata, tra cui soprattutto resti degli affreschi parietali, alcuni anche abbastanza conosciuti, uno in particolare è stato restaurato e presenta dei graffiti di scene gladiatorie, insomma, prese da un gioco gladiatorio. Quindi sicuramente un ambito di privato di sicuro interesse e lusso. Siamo in un'altra angolazione, adesso sempre del pavimento. Qui, Claudio, cosa possiamo vedere? Qui possiamo vedere un altro settore della Domus di Via Testoni, che si posiziona immediatamente ad ovest dell'area del pozzo che abbiamo visto prima, e alcuni pavimenti delle stanze, diciamo così, della Domus, che articolavano questo settore della casa. In particolare, in primo piano vediamo un pavimento in cosiddetto opus signinum, cioè in cacciopesto, con l'inserimento di piccole tessere marmoree. È una tecnica pavimentale tipica della fine dell'età repubblicana e primi secoli dell'impero, diciamo di età augustea. E invece in quella direzione più lontano abbiamo un mosaico di primo, secondo secolo d.C. e questi pavimenti fanno parte della ristrutturazione più tarda di questa domus. Particolare interessante è questa specie di fossa che vedete, con questa rinzeppatura di laterizio in fondo. Questa è una tecnica edilizia tipica delle nostre parti, dell'archeologia romana della pianura padana, in cui si facevano i muri fondandoli su questo pezzame laterizio messo in piano, e poi si veniva su con i muri in laterizio, i famosi sesquipedali, insomma i mattoni romani. E qui vediamo bene una delle classiche azioni che noi vediamo negli scavi urbani di Bononia romana, ovvero la fossa di spogliazione del muro, diciamo creata in età tardantica e alto medievale, quando si spogliavano i muri mattone per mattone, pezzo per pezzo, per riutilizzare i laterizi nelle nuove costruzioni. Piuttosto che cuocerne dei nuovi, si andavano ad utilizzare quelli più antichi, che venivano rimessi in posa. Il risultato in uno scavo archeologico è appunto questo: queste fosse che seguono i muri e, diciamo, disegnano il contorno perimetrale dei pavimenti, e quello che rimane delle fondazioni, che ovviamente non veniva più utilizzato. Molto particolare della nostra città. Siamo nella sinagoga piccola di Bologna, in via dei Gombruti. Ringraziamo ovviamente la gestione, la comunità ebraica, per questa opportunità, perché qui ancora una volta nella nostra città, Claudio, si accumulano e si arricchisce la nostra città di più particolari, di più strati, stratificazioni della storia. Insomma, dove oggi c'è la sinagoga piccola, una volta c'era una domus romana di una persona molto facoltosa, evidentemente.
Sì, certo, Massimo. Ci troviamo in uno degli ultimi e più importanti interventi di archeologia preventiva svolta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna, con uno scavo archeologico effettuato negli anni 2005 e 2007 a cura di Renata Curina. Durante la ristrutturazione dei sotterranei della Sinagoga Piccola sono stati rinvenuti dei resti che fanno parte di una grande domus privata del primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo, ed in particolare dell'area termale di questa grande domus. Devo dire che questo è uno dei più belli e più interessanti esempi di valorizzazione e musealizzazione dei resti di età romana di Bologna, nei quali si è cercato di mettere insieme le esigenze del nuovo e la valorizzazione dell'antico. E sicuramente è uno dei luoghi più suggestivi, come dicevi, della nostra storia. In questo scavo archeologico è stato recuperato e documentato questo settore termale di età romana, costituito da una grande vasca per la raccolta dell'acqua, una vasca più piccola e in particolare molto interessante un settore riscaldato con le cosiddette suspensure, cioè quelle colonnette che erano al di sotto del piano pavimentale e permettevano all'interno della intercapedine sottopavimentale di contenere il calore appunto dell'area termale. Questo tipo di interventi, questo tipo di settori sono abbastanza comuni nelle domus e anche nelle ville fuori dalle città romane di questo periodo. Devo dire che l'estensione areale di questo particolare ritrovamento di questo settore, di questa domus, fa sì che connota quest'area come una domus di estremo lusso. Insomma, è una terma molto grande, molto importante, e quindi evidentemente questa domus apparteneva ad un proprietario estremamente facoltoso. Non sapremo mai chi è, però è una bella suggestione immaginarsi che cosa succedeva qui. Come dicevi, Claudio, qui ci sono queste tre colonnette, anzi quattro colonnette, evidentemente lì forse ce n'era un'altra. Comunque, insomma, erano delle piccole strutture che servivano per poi scaldare l'ambiente, così, delle terme. Funzionava così, vedete c'è una preparazione sul fondo, un primo pavimento, e poi queste colonnette creavano uno spazio vuoto tra il pavimento iniziale e il pavimento su cui fisicamente si camminava. All'interno di questo spazio vuoto veniva fatto entrare il calore prodotto da un forno che stava al di fuori dell'area abitata e permetteva quindi di scaldare questo ambiente. E è una tecnica tipica, insomma, dell'età romana, delle terme dell'età romana, per creare queste intercapedini sottopavimentali riscaldate e quindi permettere appunto di fare la sauna, diciamo così, anche ai romani. Le colonnette, vedete, sono fatte in piccoli settori di laterizio, a volte sono quadrate o a volte sono circolari, tonde, come in questo caso. Allora, con Claudio abbiamo fatto due passi e siamo arrivati dalla sinagoga qui in via Val d'Apposa, dove è presente questa famosa, non conosciuta da tutti, ma famosa chiesetta, no? L'oratorio dello Spirito Santo, che è gestito, se non sbaglio, dall'Ordine dei Cavalieri di Malta, quindi già di per sé è un luogo particolare e curioso della nostra città. Ma qui c'è un'altra tappa, pochi lo immaginano, della Bologna romana. Assolutamente, durante il risanamento dei sotterranei della chiesa negli anni 60 venne in luce una parte importante della nostra città di Bologna romana, e adesso andremo a scoprirlo. Allora entriamo insieme. Thank you.
Entrando nella chiesetta dello Spirito Santo già si ha un'impressione di grande pregio, insomma, di grande bellezza, tra l'altro una chiesa restaurata grazie, come dicevamo, ai Cavalieri di Malta e restituita alla fruibilità di tutti. Ma Claudio, la scoperta avviene se si apre questa sorta di botola che è veramente una porta sul passato. Guardate che cosa c'è sotto i nostri piedi. Sì, esattamente, Massimo. E durante la ristrutturazione della chiesa avvenuta negli anni 60, appunto, si è risanato anche il sotterraneo della chiesetta e è stato fatto chiaramente uno scavo e sono venuti in luce appunto questi resti di Bologna romana. Si tratta in particolare di un'area di incrocio tra l'asse stradale nord-sud principale, cioè il Cardo Maximus di Bologna romana, che come sappiamo corre sostanzialmente a lato dell'allineamento di via Valdaposa, lato est, e di un decumano minore che in quest'area incrociava il Cardo Maximus. All'incrocio delle due strade, che è testimoniato, vedete, dalla pavimentazione in basoli di trachite, insomma quella classica che abbiamo già visto anche in altre aree, abbiamo questo importante resto di edificio, questa importante testimonianza di edificio che è costituita da un angolo strutturale in blocchi di arenaria finito in tutti i lati, che è stato interpretato come angolo, basamento di angolo di un arco quadrifronte, cioè di un arco che evidentemente permetteva il passaggio sia nel senso est-ovest lungo il decumano minore e sia in senso nord-sud lungo il Cardo Maximus, quindi proprio un arco quadrifronte. Naturalmente si tratta di un'ipotesi, ma molto diciamo così supportata dai dati dello scavo. Vedete che il basolato delle strade corre tutto attorno a questo angolo di edificio e quindi questo permette di ipotizzare appunto che si tratti effettivamente del basamento di un arco quadrifronte, e quindi ci troviamo proprio in uno degli incroci di Bologna romana meglio conservati, insomma, della nostra città. In questa musealizzazione sono poi stati ricollocati molti materiali dispersi che sono stati ritrovati nello scavo, quindi un frammento di colonna in marmo cipollino e vedete tanti esagonette pavimentali. I romani pavimentavano gli edifici e i pavimenti più rustici, diciamo così, con queste esagonette di laterizio che forse qualcuno ricorderà sono ancora quelle che avevamo nelle nostre scuole elementari, insomma, degli inizi del Novecento, e tanti altri materiali prevalentemente in marmo che provengono evidentemente da quella serie di edifici di età romana che si articolano in questo settore, tra cui, lo ricordo, il Teatro Romano di Via Carbonesi, che è proprio qui dietro di noi. Fatto che secoli dopo, proprio su questo reperto romano, questo importante incrocio delle strade romane, sia nata una chiesa esposta, ovviamente orientata ad est come dovevano essere a quel tempo, può esserci un legame oppure è semplicemente una nostra ipotesi, una suggestione che possiamo lanciare così? Diciamo che, come abbiamo detto all'inizio, la sovrapposizione di vita di Bologna dall'età romana e anche precedente a quella recente ha fatto sì che tanti luoghi dell'antico siano diventati luoghi importanti anche per il moderno. E, devo dire che è suggestiva questa ipotesi che tu fai, che ci sia una continuità, insomma, di vita per un luogo comunque importante, perché era un incrocio viario, era un'area che forse, e lo vedremo anche più avanti nel corso della trasmissione, aveva una sua sacralità, cioè un incrocio di strade, sia stato perpetuato, diciamo così, anche nelle fasi più recenti rinascimentali, come quella appunto durante la quale è stata costruita la chiesetta dello Spirito Santo. Allora, con Claudio ci
addentriamo nell'ultima tappa del nostro percorso di questa sera. Siamo nella pancia di Palazzo Zambeccari, non lontano diciamo dalla chiesetta dell'Oratorio dello Spirito Santo dove eravamo poco fa, e adesso vi mostriamo un'altra parte della Bologna romana che è emersa grazie agli scavi. Ed eccoci, siamo evidentemente nel locale cantine, insomma, dove ci sono anche i macchinari, dove c'è il locale ascensore, insomma. Però, come abbiamo già visto lungo tutta questa puntata, anche nei palazzi più o meno privati, insomma, chi ha ritrovato questi reperti ha poi cercato di mantenerli e di renderli ben visibili, come in questo caso. Claudio, ma dove siamo? Siamo in un luogo particolare di Bologna, siamo sempre lungo il Cardo Maximus di Bologna Romana e vedremo alcuni angoli molto particolari e molto interessanti che furono scoperti e musealizzati tra gli anni 50 e 60 durante la ristrutturazione delle cantine di Palazzo Zambeccari. In particolare in quest'angolo vedete abbiamo una dei tratti della muratura alto medievale di Bologna Romana, quella in blocchi di selenite molto ben conservato, vedete il muro, e davanti un tracciato stradale chiaramente di età medievale acciottolato, dove però vengono recuperati dei basoli di età romana. E per dare una diciamo indicazione con i punti cardinali, questo muro è in senso nord-sud, quindi lungo l'asse del Cardo Maximus, mentre invece questo tracciato stradale è in senso est-ovest, evidentemente portava sotto la muratura. Siamo sempre nella pancia di Palazzo Zambeccari, nei sotterranei, nelle cantine, e qui ci troviamo di fronte a un evidente mosaico e un acciottolato, insomma. Una strada, insomma, ma qui Claudio, quindi siamo all'interno o all'esterno? Non si capisce. Dunque, qui siamo in un altro incrocio stradale, come quello che abbiamo visto sotto la chiesetta dell'Oratorio dello Spirito Santo, un pochino più articolato, ma sempre particolarmente interessante. Qui alle nostre spalle abbiamo i resti di una struttura, probabilmente una piccola edicola, cioè una piccola area sacra posta proprio all'interno dell'incrocio, con un mosaico di secondo, terzo secolo dopo Cristo e ancora i muri perimetrali tutto attorno. Qui invece abbiamo il classico basolato in pietra trachitica stradale, come abbiamo visto anche nelle precedenti tappe, orientato in senso est-ovest, con ancora il bordo, diciamo, sud, cioè la crepidine, che vedete è un blocco parallelepipedo più lungo, che definiva appunto, diciamo, l'area di marciapiede. Particolare in questo caso, vedete, è stato conservato in loco, perché è stato trovato durante lo scavo, questo blocco di arenaria che è squadrato, che evidentemente viene da uno degli edifici di età romana che si affacciavano su questa strada, che in un dato momento della storia di quest'area è crollato ed è stato posizionato sul basolato antico. E adesso vedremo anche dall'altra parte, nell'altra parte di questa stanza, l'altro settore di questa grande strada. E come diceva Claudio, proprio a pochissimi metri c'è un'altra porzione di strada, qui addirittura si vede, come abbiamo visto in altre strade romane, un avvallamento che potrebbe essere stato creato dal passaggio dei carri, no? Ipotesi ovviamente non possibilmente verificabile. Però ecco, tu dicevi che qui poteva esserci un incrocio di particolare importanza, perché l'area è davvero vasta. Sì, assolutamente, diciamo, l'area lastricata e basolata appunto che si organizza attorno alla piccola edicola che abbiamo visto prima è effettivamente notevole dal punto di vista della larghezza, quindi è molto probabile che ci troviamo in corrispondenza o di un incrocio stradale abbastanza vasto, oppure addirittura di una piccola piazza. Insomma, questa è una delle ipotesi che sono state formulate al momento. Certo è che è molto probabile che questo settore sia stato costruito o messo in opera più tardi rispetto a quello che abbiamo visto prima, perché, come si può vedere da questa parte del lastricato, sono stati riutilizzati per formare il pavimento lastricato dei blocchi provenienti da degli edifici, dei blocchi di arenaria squadrati, non soltanto dei basoli stradali in trachite. Quindi evidentemente questo è
Questa è un'area, insomma, che è stata costruita dopo e utilizzando anche dei materiali di risulta dalla distruzione di edifici che stavano qui intorno. Stiamo entrando nell'ultima parte del nostro viaggio, diciamo così, sempre nei sotterranei di Palazzo Zambeccari, e qui entriamo proprio in una zona che si vede molto più antica, non c'è l'intonaco, e qui un'altra parte del famoso muro. Esattamente, qui vedete sono ancora blocchi in pietra selenite, abbiamo un'altra sezione del muro tardo antico della Bononia, appunto cinta dalle mura in selenite, e chiaramente la muratura è stata aperta per fare questo passaggio e permettere di andare in quella zona delle cantine, e anche qui vediamo la tecnica edilizia già nota, insomma, dei grandi blocchi in selenite messi in opera con un po' di alta, insomma, proprio la tecnica classica della grande muratura tardo antica. Adesso ci inoltriamo nelle camere per vedere un contesto veramente importante e antico, quasi una specie di piccolo Stargate. Entriamo direttamente nell'antichità da questa porta. Entriamo nello Stargate e direi che in questa porzione di muro si può apprezzare forse meglio che in altri punti lo spessore anche del muro, che come vedete è di un metro buono. Ed eccoci dentro appunto alla macchina del tempo, diciamo così. Qui abbiamo veramente di tutti i colori, nel senso che da una parte e dall'altra ciottolati e basamenti particolari. Sì, infatti qui alle nostre spalle abbiamo ancora un basolato stradale, e probabilmente di età un po' più tarda, non proprio diciamo di età romana, ma forse di età tardo antica, che correva tutto attorno e all'interno del muro in blocchi di selenite che abbiamo visto all'inizio. Immediatamente al di fuori, invece, qui davanti abbiamo una importante struttura di età romana, probabilmente una fondazione con dei mattoni, vedete, ancora interi, ancora perfettamente conservati, una platea di mattoni sesquipedali di età romana che faceva evidentemente da fondazione di un grande muro, un edificio ovviamente perduto, ma sicuramente consistente. È una platea che è lunga quasi 2 metri, insomma è profonda quasi 2 metri, quindi una fondazione molto molto importante. E alle nostre spalle invece vedete, qui c'è una sezione sempre del muro in blocchi di selenite, del muro tardo antico che evidentemente in quest'area faceva una sorta di angolo, lo vedremo meglio andando più avanti. Quindi questo era una sorta di vicolo cieco, perché c'era questa strada che finiva contro il muro. Qui c'era un edificio e questa, pensate, poteva essere appunto un piccolo vicolo sul quale hanno camminato dei romani. Sì, esattamente, e ovviamente non tutti questi resti sono della stessa fase cronologica, ci sono state più fasi di intervento. È comunque un'area intensamente edificata e intensamente frequentata, proprio perché si trova, come abbiamo detto prima, lungo il Cardo Maximus, e quindi molti degli edifici di età romana si concentravano lungo la strada principale. Questo angusto angolo del sotterraneo di Palazzo Zambeccari in via Valdaposa, ultima tappa del nostro viaggio. Claudio, qui, anche qui abbiamo racchiuso in una sorta di scrigno una serie di informazioni enorme. Sì, esattamente, abbiamo una serie di resti strutturali sempre facenti parte della fase più antica e più recente, diciamo così, di Bononia, di età romana e di età tardantica, così come abbiamo visto all'inizio. Questo è il basolato stradale che abbiamo visto anche prima, e questo è l'angolo della muratura in blocchi di selenite che abbiamo visto, e qui dal senso nord-sud, diciamo, principale della muratura, la struttura punta invece in senso est-ovest, quindi probabilmente abbiamo una struttura che sporge rispetto all'andamento principale della muratura difensiva, forse una torre. Ci sono alcune ipotesi che indicano la presenza di torri lungo questa struttura difensiva, e quindi qui probabilmente siamo proprio
in corrispondenza di una di queste torri. Alle nostre spalle invece sempre una muratura di età romana in laterizi precedente a tutto quello che abbiamo visto adesso, perché va più in profondità, e quindi diciamo vari momenti della città di età romana: una struttura precedente, un basolato di età tardoantica e una struttura appunto di età tardoantica. Una città che cresceva, cresce e crescerà su se stessa, diciamo, strati di storia che si accumulano, come dicevamo all'inizio. Grazie a Claudio Calastri per questo viaggio che ci ha fatto fare, grazie alle sue conoscenze, ai suoi studi e alla sua bravura, insomma, anche di spiegare quello che ha studiato. Grazie a voi naturalmente di avermi dato questa occasione, e vorrei ricordare che tutto quello che abbiamo visto è stato ripreso grazie all'autorizzazione che abbiamo avuto naturalmente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna. E grazie alle proprietà varie che ci hanno aperto i loro palazzi, in gran parte privati. Come sempre, insieme a noi, non li avete visti questa sera, ma ci sono sempre e li ringraziamo, Bologna Sotterranea, Amici delle Vie d'Acqua, quindi Massimo Brunelli, Anna Brini e tutti gli altri che sono sempre con noi. Grazie a Marco Managli e Tiziano Ilardi per l'assistenza tecnica, per il seguito anche che hanno queste puntate di Dedalo Speciale. Veramente il vostro calore è tantissimo e cercheremo sempre di proporvi cose sempre nuove e sempre più belle. Un sincero augurio di una buona serata.